Ho deciso di scrivere una lettera a Manu. Io vorrei dirgli delle cose, ma nel caos totale glieli scrivo. Se non vuole raggiungere qui dentro, mi auguro che fuori di qui ci riusciremo poi a parlare. Ho capito che lui ha avuto questo atteggiamento. Il muro che aveva alzato con me era una sorta di difesa. Così Manila Nazzaro, proprio nella giornata di ieri, scrive una lunga lettera indirizzata a Manuel Bortuzzo. Lo fa liberando tutti i suoi pensieri e tutti i suoi sentimenti. Lo fa anche commuovendosi, togliendo qualche lacrima. Non è una lettera d'amore e il destinatario non è il suo amato Lorenzo. Come vi stavo dicendo, l'ex Miss Italia scrive una lettera destinata a Manuel. Manila sta male per questo distacco che Manuel ha creato tra di loro. A volte le parole non bastano e per questo motivo vengono scritte. Manila ha deciso di prendersi un momento per sé, lontano da tutto e da tutti, e munita di carta e penna ha deciso di isolarsi in piscina per iniziare a scrivere. Una lettera che è una confessione e a mancare non sono di certo le lacrime di Manila che cadono sul suo volto. Non è una lettera con parole d'amore, però è una lettera con parole di amicizia e di bene ovviamente reciproco. A spezzare questo momento di malinconia di Manila Nazzaro è Soleil Sorgé che va da lei e gli strappa un sorriso. Si è avvicinata all'amica preoccupata perché non l'aveva vista in casa e per chiederle se tutto andasse bene. Manila confessa a Soleil di aver deciso di mettere per iscritto le sue parole e i suoi pensieri perché è complicato trovare un momento da soli nella casa del Grande Fratello. Anche Soleil è delusa dall'allontanamento di Manuel e confessa proprio a Manila di non essere riuscita nemmeno lei a trovare un attimo o un'occasione per cercare di parlare da soli. E anche Soleil Sorgè spera presto in un chiarimento con Manuel prima che lui abbandoni la casa del Grande Fratello.